Siamo qui col dottor Fulvio Bonelli, medico specialista in psichiatria. Dottor Bonelli, qual è la sua esperienza professionale nell'ambito della salute mentale delle persone migranti? È già una domanda immensa. E io parto come psichiatra, nel senso che ho lavorato, sono medico psichiatra, ho lavorato per 30 anni nei servizi psichiatrici pubblici, fino al gennaio 2008, quando sono andato in pensione. E quindi tutta la mia formazione era soprattutto, era una formazione da psichiatra per pazienti italiani, autoctoni. Di migranti se ne incontravano pochi, e tanto meno nei servizi pubblici, perché l'accesso non era così, così facile, perché loro, come anche adesso, non si sognavano neanche di rivolgersi a un servizio pubblico. Poi sono andato in pensione nel gennaio del 2008 e prima ho fatto un po' di... pensavo di stare lì senza fare niente, poi invece non ci sono riuscito. Ho cominciato a frequentare come volontario la pastorale migranti di Torino, e allora c'era Fredo Olivero. E loro si occupavano di migranti con problemi di tipo psicologico e non tanto psichiatrico, diciamo, qui sarebbe da distinguere fra psicologico e psichiatrico, comunque meno gravi. Con l'arrivo mio e di altri colleghi che avevano un percorso psichiatrico importante, il discorso è esploso, nel senso che abbiamo allargato molto la disponibilità, l'apertura, la capacità o la presunzione di affrontare problemi di tipo psichiatrico anche più grave, e questo ha superato rapidamente quelli che erano gli standard e le possibilità della pastorale migranti che era allora in via Liberi. E quindi siamo usciti da quel tipo di esperienza. Alcuni di noi hanno continuato un po' proprio volontaristicamente, e poi siamo riusciti ad avere questa sede, ma noi Centro Migranti Marco Cavallo, facciamo parte della cooperativa Pietralta Servizi, che fa parte del più vasto indotto della Valdocco. Quanti migranti ha visto, grosso modo? Riesce a darci un ordine di grandezza? 870, più o meno, e non tutti io ne ho visti 300 qualcuno. Quali sono, secondo la sua esperienza, gli aspetti che in qualche modo influiscono sulla salute mentale delle persone migranti giunte in Italia? È un'altra domanda senza enorme. Intanto sono tutte le stesse cose che in gran parte che influiscono sulla salute mentale anche degli italiani e di tutta la gente del mondo. Non è che non dobbiamo pensare che il migrante appartenga ad una specie umana differente, insomma, ha tutti i problemi e le necessità, deve rispondere a tutte le domande alle quali deve rispondere l'italiano, come il giapponese, come il tibetano, come tutti quelli che fanno parte di Homo sapiens. Che quindi sono i bisogni fondamentali, voglio dire, avere da mangiare, avere da coprirsi, avere un tetto sotto cui stare, avere delle relazioni umane almeno sufficienti, avere una certa autonomia su cui far conto, quindi ci vuole un lavoro, ci vogliono i problemi che sono gli stessi problemi, secondo me, degli italiani. La differenza qual è? La differenza è che gli italiani stanno in Italia, anche se gli italiani sanno bene, almeno nella nostra memoria storica, il discorso della migrazione è stato un discorso imponente, perché io, se non sbaglio, in 150 anni 20 milioni di italiani sono emigrati all'estero. E lì abbiamo fatto proprio l'esperienza che fanno i migranti che vengono adesso da noi, con la differenza che forse noi andavamo in un mercato del lavoro che tirava di più, nel senso che c'era più richiesta di lavoro, sia specializzato sia manodopera di base, e a seconda di questo si andava un po' più nell'America del Nord, un po' più nell'America del Sud. Parliamo delle due principali rotte migratorie di arrivo in Europa, quindi la rotta balcanica e la rotta libica, che per
per le persone di origine subsahariana passa per il Niger con tutto quello che ne implica. Passa anche poi per la Spagna se non sono dei canali minori. Ecco, come può influire il viaggio sulla salute mentale o comunque sulla tranquillità psicologica di queste persone? È disastroso, secondo me, in maniere un po' differenti, ma il viaggio, la rotta mediterranea, che per tanto tempo, adesso forse un po' meno, ma ancora, comunque per tanto tempo aveva come tappa fissa la Libia, e ha diversi passaggi, da quello che mi risulta, che sono devastanti. Già per esempio c'è il deserto del Niger, dove i racconti che ci fanno, io non ci sono mai stato, ma i racconti che ci fanno i migranti sono di pick up, come si chiamano questi camion, sono ammassati, che vanno velocissimi perché hanno paura di essere fermati dai predoni, con la gente che salta fuori dal camion ogni tanto perché non riesce a stare attaccato, e con i morti, che le ossa dei morti accumulate nel deserto. Già. Poi si arriva in Libia e c'è tutta una serie di traffici, di passaggi di confine, di compravendita fra le persone, schiavizzazione. Sebbene fino a un certo punto mi dicevano, quando sotto un paio di anni a vedere delle persone, a seguire delle persone che stavano al centro occupato del Moi, e fino a un certo punto c'era loro andavano volentieri in Libia, nonostante che non fosse comunque una situazione tenera, però andavano volentieri perché in Libia tutto sommato erano abbastanza sicuri e lavoravano. Poi da un certo punto in avanti invece è diventato un disastro, perché la Libia è diventato carcerazione, è diventato tortura, è diventato minaccia, violenza fisica, uccisioni, ricatti incredibili, attaccati alla gente che ti racconta che erano attaccati con una mano, li fissavano a una grata di metallo e con l'altra gli davano la scossa elettrica, diverse sedute di scossa elettrica al telefono, in maniera che i familiari rimasti nel paese li sentissero lamentarsi, perché il problema principale era quello di estorcere del denaro dalle famiglie in partenza. E poi anche un utilizzo piuttosto massiccio di lavoro praticamente non retribuito: li venivano a prendere col camion mattina e portavano a lavorare, li riportavano lì. Loro dicono carceri, ma non sembrano dei carceri, dei grandi casoni, caseggiati, chiusi, dove non potevano uscire. E poi finiva questa cosa, se uno sopravviveva, finiva con il caricamento su questi lapa-lapa, che sono questi gommoni, dove poi smette abbastanza la violenza così diretta, ma c'è il rischio di annegare e di morire in mare con dei carichi che sono 10 volte superiori a quelli alle portate consentite. E poi si arriva in Europa. Veniamo all'istituto del trattenimento ai fini di rimpatrio e quindi al CPR, di cui immagino lei abbia contezza. Come può influire un trattenimento a tutti gli effetti, una privazione di libertà, semplicemente sulla base di un illecito amministrativo e per come viene portato avanti questo istituto del trattenimento, quindi per la condizione che c'è nei CPR, che tipo di implicazione psicologica può avere sulle persone migranti? Allora, io non ho contezza diretta del CPR perché non ho lavorato nel CPR, ce l'ho indiretta attraverso cose che vengono raccontate da qualche migrante, e poi come si può fare un ragionamento su quello che sono i dispositivi generali di tutte le forme di reclusione. Quella, come altre, è ben inquadrabile come istituzione totale, insomma, come un luogo dove tu passi tutta la giornata e sei completamente tagliato fuori dal resto del mondo. Ci sono diversi aspetti. Uno, intanto, in questo caso, è l'aspetto di essere recluso, di essere imprigionato,
di avere grossa difficoltà, quantomeno nel comunicare con l'esterno, di sentirsi probabilmente anche piuttosto poco ascoltato e poco seguito e poco curato. Se uno ha dei problemi, diversi riferiscono che non hanno trovato una grande assistenza per i problemi, che è un problema che sappiamo e su cui lo stesso Ordine dei Medici di Torino si sta molto dando da fare per cercare di appoggiare le strutture che gestiscono il CPR in modo da poter garantire delle forme di assistenza sufficienti. Quindi c'è il problema della violenza, c'è il problema della reclusione, c'è il problema della perdita di speranza, nel senso che, e questo secondo me segnala la fine di un progetto migratorio. Questi ragazzi o ragazze partono dai loro paesi, sovente hanno alle spalle dei sacrifici non indifferenti fatti dalle famiglie, arrivano con una specie di mission, no? Che è quella di dover riuscire a realizzare. Raggiungere degli obiettivi, a sistemarsi, a costruire una base economica per poi poter aiutare le famiglie che sono rimaste giù. Io vedo che parte del problema del carico, diciamo, psicologico che hanno queste persone è data dall'aspettativa delle famiglie che sono rimaste giù, dal timore di deluderli, dal fatto che loro non capiscono quali sono le difficoltà che si vivono qua, perché immaginano che l'Europa sia ben più facile di quanto possa essere invece in realtà. Loro quasi mai, quasi nessuno riesce a raccontare ai familiari quelle che sono le difficoltà che incontrano qua, perché si vergognano di non riuscire a realizzare queste aspettative a cui miravano. Ma poi, e questo però è un discorso che vale per tutti gli uomini in genere, se tu non hai un futuro, la tua esperienza del tempo si arresta e è il corrispettivo di quella che da un punto di vista clinico si chiama depressione. Vivi soltanto più nel passato o nel presente, il tuo tempo non scorre più, non c'è più l'elan vitale, la spinta a vivere, non c'è più il progetto, no? Guarda, la parola progetto significa gettarsi avanti. Se tu dalla parola progetto togli pro, cioè solo più, ti getti solo più e basta. Veniamo a un fatto di cronaca recente che è il suicidio di Mussa Balde all'interno del CPR di Torino. Mussa Balde viene brutalmente picchiato a Ventimiglia, viene il 9 di questo mese, il 10, per farla breve, finisce in CPR. E il 23 si suicida. Secondo lei, cosa può aver vissuto Mussa per perdere completamente la spinta a vivere? Domanda difficile a cui rispondere, come difficile è tutta la tematica del suicidio. Io non sono così sicuro che il suicidio sia, anzi penso che il suicidio non sia automaticamente un disturbo mentale. Penso che il suicidio sia una forma di, sovente di scelta, insomma. Si dice che non è possibile scegliere di morire perché nessuno di noi ha l'esperienza di essere già morto e quindi non sappiamo che cosa ci aspetti da morto. Si dice che si ha il profondo desiderio di smettere di vivere in quel certo modo in cui si sta vivendo. E il suicidio è fondamentalmente la perdita della speranza, la perdita della cosiddetta presenza di cui parlava De Martino nei suoi grandi studi antropologici e anche di forte contenuto psichiatrico. Non c'è più una spinta a vivere perché non c'è più la speranza, non c'è più domani. Tu sei implodi all'interno di
di un I che non, di un oggi, di un momento che non cammina più, che non si sposta, cosa, non c'è neanche motivo di, non c'è più motivo, ma nemmeno di alzarsi da una sedia, né, anche per fare i gesti più semplici, per alzarsi dal letto al mattino, per lavarsi i denti, per uscire e andare a lavorare, bisogna avere un progetto, anche se non è espresso e raccontato, ma se no non cessa lo scopo di muoversi. Quanti depressi abbiamo visto tanti anni fa, quando le forme di depressione erano molto più conclamate, e perché non c'era così tanto l'ausilio dei farmaci antidepressivi, la gente depressa, delle profonde depressioni, non si alzava dal letto, non mangiava, non si accudiva, non aveva nessun interesse, compreso ti raccontavano con dolore di non avere neanche più il sentimento del voler bene alle persone intorno, dell'interesse per me, di essere morti. Mi dicevano, mi ricordo una paziente italiana che mi diceva: dottore, sono una persona morta, sono una cosa morta. Cosa vuole che mangi? Cosa vuole che faccia? Quindi Era sono disperazione. solo più una persona Sono morta. solo più una persona, sì, traduzione diretta. Sono solo più una persona. Io ho lavorato molto con fuori Torino, sempre nelle province, usando molto il dialetto come modo di comunicazione, perché già l'italiano era una lingua che teneva distante, insomma, quindi il dialetto invece ti permetteva di comunicare. Problema per cui noi oggi usiamo moltissimi mediatori interculturali, perché se no, e non è solo un problema di interpretariato. Comunque, la mancanza, la disperazione vuol dire la mancanza di la perdita della speranza. Tu non speri più niente e non ha più senso esistere. E pare, tra l'altro, da quel poco che ho letto, tanto ho visto i filmati di quel picchiaggio, che è una cosa selvaggia, di quell'aggressione, selvaggia per il modo, avesse pure cercato di rubare un cellulare, come si dice, ma non credo che quello sia il modo di reagire ad una situazione in nessuna parte del pianeta, secondo me. Stupisce forse anche un po' che queste persone, lui può aver anche provato, secondo me, un senso di profonda ingiustizia, considerando che lui è stato recluso e questi tre sono agli arresti, non so se sono indagati a piede libero, insomma, sono denunciati a piede libero, non so bene i termini, non mi posso esprimere in questi termini, però mi sembra che sia una discreta sproporzione. E poi da quello che ho letto, un po', non conosco benissimo tutti i particolari, però sembra che lui, mentre tempo prima era descritto come un ragazzo attivo, volenteroso, pieno di iniziative, che collaborava, che si inseriva socialmente volentieri, poi piano piano si era spento, anche per un altro tipo di problema, che secondo me aggrava molto la questione, e che sono i tempi geologici con i quali si risponde alle attese di decisioni. Che siano poi positive o negative, questo è un conto, ma che delle persone abbiano la data della commissione, oggi la data della commissione territoriale nel 2025, è un fatto che secondo me è un invito alla destrutturazione della persona. Come fai perché resti per 4 anni in uno stato di sospensione nel quale tu non puoi neanche pensare a un progetto, ma è inutile che intanto le tue stesse possibilità di lavoro sono molto ridotte, perché molti, nonostante che si abbia diritto a lavorare, ma molte aziende non ti danno lavoro se tu non hai un permesso stabile. E poi resti comunque sospeso in un limbo che non ti permette di ragionare, di pensare, di costruire, di progettare, come tutte le persone del mondo hanno bisogno di fare, perché non ci può essere salute mentale se non c'è un sufficiente livello di sussistenza, di autonomia, di dignità della vita. ASGI, che è l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, denuncia che da marzo 2020 a febbraio 2021 all'interno del CPR non sarebbe stata garantita l'assistenza psichiatrica. Come valuta questo aspetto?
Ma di nuovo io non ho riscontri diretti su questo, però so che l'Ordine dei Medici di Torino si è dato molto da fare, ma non solo per garantire un'assistenza psichiatrica, ma c'è un problema di garantire un'assistenza sanitaria a tanti livelli, non solo a quello psichiatrico. In particolare, gli aspetti psichiatrici e psicologici necessitano, secondo me, di una particolare attenzione e di una particolare capacità di ascolto, di osservazione attenta e di vigilanza sulle condizioni delle persone. Per cui intanto, secondo me, io credo che, ma nella missione è un CPR, ma nella missione è un carcere, nella missione è un qualunque tipo di struttura dove una persona debba restare per molto tempo, dovrebbe essere preliminare un'attenta valutazione delle condizioni di salute generali, comprese quelle psicologiche e psichiatriche. Io, quando lavoravo ancora nel servizio pubblico, ho fatto di diversi interventi, valutazioni, visite a persone che erano carcerate, allora c'era il carcere delle Nuove, e mi ricordo che insomma, c'erano diverse situazioni di persone che non erano proprio in grado di stare all'interno di un... Ma non perché li picchiassero o li torturassero, ma proprio per lo stato di reclusione, di privazione dello spazio. C'è gente che soffre di claustrofobia, c'è gente che ha paura del buio, c'è gente che ha paura della presenza degli altri, c'è gente che ha bisogno di avere contatti, di comunicare. Lì c'è anche la differenza linguistica, ci sono tutta una serie di problemi. Credo che, a maggior ragione, se le garanzie, le necessità di legge, quello che so, richiedono che tu sia particolarmente isolato dai contesti circostanti, allora a maggior ragione bisogna che ci sia una valutazione attenta che distingua da caso a caso e che possa essere capace anche di decidere se una persona è in qualche modo compatibile con quel tipo di collocazione, oppure se non lo è, ammesso che esistano persone che sono compatibili, perché non è detto.